nacque l'82 gennaio il 7 nell'arioso paesello di Parrano. Sulle colline posto sulle vette, in lontananza vi si scorge il piano. Di italica stirpe i genitori credetti, di tra il tosco confine ed il romano, il nome d'Umbro questo suol mantenne, circondario di Orvieto, provincia di Terni. Se la mia musa non avrà conferma, scusa vi chiedo che scuole non fece, or dettatemi voi, muse superne, che io di debole poeta fo le vece. Levate in me dall'ignoranza il verme, che un saggio vi darò di ciò che io fece, e dall'udienza sarò perdonato se qualche verso troverà sbagliato. Narrerò il passato, tutto per filo vi voglio spiegare, a dir la verità so abituato, nelle bugie non si so rimanere, se la memoria mi assiste all'ideato, un quadro vi farò ben regolare, di tutto ciò che io mi rammento appena, 70 anni pesano alla schiena. Da piccolino avevo debole lena, 2 anni stentai a camminare, la madre mia di virtù era piena, ma latte n'avea da farmi poppare. A tal successo, alquanto tempo in pena, darmi a balia non avea denari. Del genitore tale era lo stato e di latte di capre fui allevato. Da piccolino fui sempre malato, facevo vita da contadinello, vestito male, di peggio calzato. Di mansione facevo il pastorello, di poi ebbi la zappe adoperato, ed anche l'aratro da modello, ero sanato di quel detto male, triste a colui che è preso dallo strale. Mi atterrò alla verità che più mi vale, in pessime abitazioni la dimora, passava il freddo pure dalle canale, sembrava, dissi, come a star di fora. Non vi erano soffitti a materiale come il sistema che si usa ora. Tra tutti i guai ho sempre ricordato una notte sopra al letto avea fioccato. Da ragazzo avevo principiato il mestier da bifolco a esercitare. In un'estate, dopo aver trebbiato la macchina, s'andava a riportare. Un paio di miglia s'era camminato, in fattoria si dovea arrivare. Ad un tratto quei buoi imbizzarrite travidi, quasi i miei giorni finite. Non ero solo col padre ed altri uniti, che un grido levavo di spavento, rimasti inerte come gesuite a quell'improvviso e strano avvenimento, ma subito di letizia riempite, passato che fu il tragico momento, grazie al buon Dio mi potei salvare dell'incidente che fe disturbare. Quei tempi libertà ad andare a emigrare fuori dello Stato. Il padre mio volle domandare se un passaporto gli venisse dato, che in America aveva deciso andare. Non appena il foglio era firmato, avuto il documento, la partenza, le sue date dette, era il 21 gennaio del 97. A capo del governo era Giulitti, dava disposizioni per viaggiare.
Se il gruppo raggiungeva il numero 7, mezzo biglietto si doveva pagare. Per tutti i migranti le spese erano indette. A Genova ci si andò a imbarcare. Addio compagni, amici, addio stivale, addio paesello che mi fu Natale. A quel lungo viaggio si spiegarono l'ale. Quando già tutti eravamo a bordo, Febo di già spinto aveva il fanale, diretti a Marsiglia per farvi trasbordo, in un'altra nave che non era uguale, molto più grande, aveva più posti a bordo, che partire dovea il mantinente in volta del lontano continente. Diè ordine a partire il comandante appena tutto era trasbordato. Il piroscafo da buon navigante anche da Barcellona fu passato, ma in quel porto fu breve sostante, di Gibilterra lo stretto fu arrivato, dove per poche ore ebbe sostato e certe passeggere venne imbarcato. Non appena lo stretto ebbe passato, n'avea più la stessa posizione. Il mare d'improvviso imburrascato mise gli stomachi in rivoluzione. Tutto il giorno la nave ebbe lottato contro le furie dell'insurrezione. Il raggio solare più luce non dette, a dormire si andiete alle lucette. Tutta la notte quelle maledette onde placar non vollero le ire. Solo quando il dì luce ci dette, un po' di calma si fece avvertire. I passeggeri erano già tutti d'este, l'onde non si vedea più fluire. Erano in sua posizione ritornato, il tempestoso mare in furia è stato. Intanto ci si era avvicinato a Dakar, un porto africano. Il comandante di già aveva ordinato di alzare il vessillo nazionale, come è usato, da quel comando subito avvistato, benché si mantenesse ancora lontano, giunto in porto, l'ancore celate, da colpi di salve salutate. Il panorama del porto ebbe osservato, da sulla nave si poteva vedere, era d'una fortezza bene armato, in giro vagando abitanti nere. Di poche ore la sosta prolungato, che di partire avevano il dovere, preso il largo il mio cuor si serra, per 10 giorni non si vide più terra. Era sempre in coperta, in serra serra, gente di tutte le razze, una fiumana, tra di loro sempre facevano guerra quando prendevano il vitto a fila indiana, perché non troppo sotto l'altro serra e battibecchi senza alzar la mano, ma il cuciniere svelto ed ordinato il voler di ognuno venia pagato. A mangiare tutti incopertato, con piatti, posate, tielle e tegame, senza sedili e senza tovagliato, quella era vera usanza di bestiame. All'aria aperta tutto un mescolato, somigliando a un branco di pollame. Brutto sistema di trattarsi usava, emigrante di terra che in mare viaggiava. Agile e leggera l'Aquitaine andava sopra quel piano acqueo un po' ingessato, di navigare mai stanca si dava, ogni giorno più miglia avea contato, di emigranti alcun migliaio riportava, quasi tutti di poverile stato, eran 10 giorni che si navigava, sotto all'equatore si passava. Durante il giorno i passeggeri andava tutti in coperta, ove spirava vento, per ingannare il tempo che noiava, chi a tombola giocava e chi a 200, ed altri in conversazione stava, tal che apparia ogni cuor contento, mostrandosi ognuno allegro di stare, sognando una fortuna oltremare. Io
io più non sapevo come fare, che del lungo viaggio ero annoiato e molto male mi facea il mare, che più volte lo stomaco ho votato, poco o punto potevo mangiare, che di disturbi era un continuato. In tale stato m'assillavo a meditare, bramando l'ora di poter sbarcare. Tutti desideravano arrivare. Difatti, una mattina di buon'ora alla costa ci si vide avvicinare. Il sol nascente col suo raggio indora, 6 ore in più convenne navigare, che delle autorità è obbligatoria, in un porticino per essere visitate se veramente vi erano ammalate. Subito all'indietro, ritornate, all'imbocco del porto fu incontrato un piroscafo in partenza e noi arrivate ebber con riverenza salutato. Subito poco dopo allontanate, noi di già in porto ancorato in quello di Rio Janeiro, maestoso per la bella baia molto famoso. Lo sbarco fu di sera un po' noioso. Passeggeri, bagagli in un barcone, l'ora era tarda e già molto buioso. Nessuno portava un lampione. Lo sbarco non riuscì punto composo, che vi nacque una bella confusione. Per rintracciare i bagagli, poverini, fu fatto tutto al lume di cerini. Si mase tutti freddi come brine, vedersi malamente ricevuti, trattati, si può dire, come suine, come le schiave eravamo vendute. La notte si passò in quei magazzini, che l'un dall'altro ne eravamo veduti, anche sotto soffrir l'ore passorno, per volontà di Dio si fece giorno. Il paese di civiltà non sembrava adorno, eppur si chiama America Latina. Dalla mattina si vede il buongiorno, a veste dall'europeo santa dottrina. Per un certo decoro non voglio farne scorno, mi trovo qui che appena è una mattina. A Tergo vi dirò con precisione del nuovo continente le ragioni. Già a disposizione. Ci fecero partire sul momento. Per riunire de fora all'emigrazione vi era una specie di concentramento da dove impartirò la nuova azione. Che fase cambierà a quest'argomento? Ci si credea trovar letto piumato, invece si dormia su un tavolato. Da tutta la provincia dello Stato i padronal facevano concorrenza con regolar domanda in duplicato. All'emigrazione veniamo in sua presenza con l'intervento di un interpretato. Parlarci si poteva con riverenza, dicendoci andar vuoi con questo o quello, era come a giocar a indovinello. Chi li incontrava ricco e chi poverello, a chi gli toccava benono e a chi cattivo. Con uno si andò via, un meschinello, per istinto di natura poco attivo. In treno si ripartì insieme a quello, non sapendo del viaggio il direttivo. Se ora indietro tornò in buona condotta, a Cruzeiro si lasciò la centrale per la ridotta. Era sull'alba e l'aurora adotta, il desco col suo splendor lento salia, dava un pavido chiaror alla volta gota, ridestando chi in tren placido dormia. Ciò che natura fe è data remota, le tenebre notturne dispariva, tutto ciò succedeva di mano in mano, mentre che si saliva per l'alto piano.
La natura del terreno alquanto arcano, lande e dirupi si scorgea d'intorno, il tenino vi salia piano piano, giunse all'altura pria di mezzogiorno, più rapido correa lassù quel piano, che di fecondità era disadorno, il suo tratto percorso avea, più non si aggrappa, a tre scurasson de olio verde fece tappa. Noi tutti a una catena e non si scappa, andar si deve dove la guida detta, fino all'indomani non si salva, non vi era treno che in corsa si metta, non vi era per dormire una baracca, in un lurido gallinaro ci si alletta, in attesa del nuovo dì, lieto e raggiante, che infonda coraggio a noi per andare avanti. Alla mattina in treno tutti quanti, dar termine al viaggio ognun bramava, reso a tutti ci avea, deboli e affranti, più di 30 giorni che si viaggiava, pochi ridotti erano i contanti, di rimborsarli ancor non si trattava, mal si rimane quando la tasca scema, giunti all'ultima stazione chiamata Alfenas. Dopo l'arrivo di poche ore appena, erano pronti 2 carri e di partir si tratta. Tutto si caricò in misura piena e ci si incamminò per via più adatta. La guida, che di pratica era piena e camminando sera si era fatta, fermato i carri, i buoi staccati in fretta, all'albergo s'alloggiò della Stelletta. All'alba dell'altro dì fe da cornetta il canto del passerino alla svegliata. Riprendere il viaggio ognun si assetta, un pensiero correa alla patria amata e via per la steppa della Benedetta, regione che Minas è chiamata. Giunti a un ruscello era quasi annotato, sopra le cui rive fu alloggiato. Dalla celeste volta lo stellato parea guardarci come impietosito, vedendoci raccolti in quello stato di lacrime e giaciglio inumidito. Intanto il nuovo dì era tornato, di ripartire ognuno è premunito. Ora, con faccia alquanto rallegrata, del viaggio era l'ultima giornata. Si era così per lunga traversata passate praterie, steppa e foresta, quasi senza mangiar qualche giornata, pien di stanchezza che più vi molesta. La nuova dimora alfin si fu avvistata, raggiungersi potea ora alla lesta. Io dissi: benedetto viaggio, terminato sei. Eravamo di febbraio il 26. Straniera, arida tu sei, emani un agrio odor di esalazione, son pochi giorni che ospite mi fei delle tue sconosciute abitazioni. O eterno padre, che benigno sei, fa che io possa dir la vera narrazione di tutto il tempo nel Brasile stato, per 10 anni e mezzo che ci ho dimorato. In triste baracca di legno fui alloggiato, dove comodità non vi era alcuna. Di un mantice morra era mobiliato, il fabbro ferraio ne ha fatto fortuna. Era l'interno tutto affumicato, di ragnatele ve n'era più d'una. Così malfatte erano le scale, che a salirle ci voleano male. Ora non si procede sempre uguale, non credete che io faccia il mentitore. Dal padrone, chiamate a tutte uguale,
ci parlò pressappoco in tal tenore: qui si amministra un'azienda industriale, vi abbiamo richiesto per certi lavori, ed ad ognuno l'ordegno consegnato s'andò al lavoro da lui accompagnato. Giunti dov'era di caffè un piantato, prese la zappa e si mise a insegnare dicendo: così viene fatto il carpinato e le piante di caffè di non tagliare. Con pochissima scuola fu imparato che consistea sull'erbe tagliare. Fu allora che io esclamai: or io destino ingrato, anche qui mai la zappa ritonato. Per 10 mesi fui esercitato in quel lavoro con poco prodotto. Allora ci si accorse del piano sbagliato, nemmeno non era da giocare al lotto. D'andar via da lì fu progettato, che il padrone in finanza era al di sotto. Fatto i conti, regolato ogni guadagno, eran 600 lire quel risparmio. 2 giorni si impiegò senza alcun lagno a trasferirsi in un'altra fattoria. Anche lì si trovò scarso guadagno, tutto era disposto in simmetria. Circa 3 anni si fissò sta al bagno, tale era il nome della fattoria. Con quel padrone più non ci si prese, tutti decisi di cambiar paese. Per la lunga non andò tra pochi mesi, alquanto distante si fu traslogato, ma ovunque si puntava erano intese, quei tariffe ne avevano cambiato. O America, qual dotto profese delle tue posizioni emancipato, da te saper vorrei quale vantaggio hanno i migranti ospiti in randaggio. A me rappresentava un gran disagio. Vidi Ramingo, genitori e prole, vi era una povertà che solo un saggio a descriverla saprà trovar parole. Tutte deserte, senza alcun villaggio, dove sacrificai dell'anni il fiore. Avevo appena raggiunta la ventina, mi innamorai di una toscanina. L'edilio filava con Cubina, durò circa 3 anni se non sbaglio, era di quell'amor che non declina, il cuor gentil ferisce col suo taglio, sarà stato per mal della destina che il nodo sigillò a gran fermaglio, che alla mano armata del martel d'onore i palpiti ribadisce dell'amore. Pien di letizia trascorreano l'ore, era tutto un poema di beltate. Anche Nina godea dolce sapore, sognando in quell'amor felicitate. Scoccavano i dardi in pieno ardore, parea dal petto il cuor volesse evade. Spiegar saprà il più grande alletterato della parola amore il significato. Da quel sincero amor ero cullato, che padroneggia in cuor dell'amatore. Anche i luoghi parea esser cambiato, tutto abbellisce dove regna amore. Per sposarci fu tutto appianato, star più divisi non voleano i cuori. Da un reverendo padre presentate, in santo matrimonio ci fe sposate. A quante mesi erano passate da quel solenne dì in lieto contento, quell'avvenir pare farci beate, venne infestato da un lieto evento, di felicità ci si credea colmate, al fine giunse l'atteso momento, venne alla luce il bel neonato e al battesimo
fu Armando chiamato. Si era contenti del novello stato, di mia consorte virtuosa e buona potea dirsi un vero campionato, degna potea chiamarsi di corona, dagli modi cortesi e di gentil trattato, che sol natura simil dote dona, dei suoi virtù potea dirsi completa, alla sfortuna d'essere inaffabeta. Se avevo la memoria d'un primo poeta, descritto avrei l'amor che ha per sua prole, era il punto segnato per sua meta. Amò lo sposo come si ama il sole, e religiosa al par d'una cometa, e laboriosa quanto mai si pone. Tra le tante virtù ha solo un difetto, è quel di russare quando dorme. Per grazie di Dio benedetto, quel suo difetto sopportai in pazienza, che di trivialità ebbe il predetto, gli usai sempre rispetto in confidenza. Di lasciare il continente io fe progetto, di non fa più fortuna avevo esperienza, il desio ci richiamò alle patrie tutte, fu nell'ottobre 1907. A Genova, sbarcate e via dirette, si giunse a una città della Toscana, che il nome Siena il profeta dette. Maestra in civiltà e in lingua italiana, per Orvieto l'altro dì prese i biglietti, di esser colà il mio cuor desiava e brama, dove ebbe il genitore ritrovato che 2 anni prima di me era tornata.